primo tempo balbettante, sfondano nella ripresa e dominano l'Isernia, ma sprecano troppo e all'ultimo giro della lancetta subiscono la cocente beffa con i molisani ridotti in 10 e la dura legge del calcio, un coro unanime negli spogliatoi. Diciamo che il calcio purtroppo quando si sbagliano troppe palle gol, un po' per bravura dell'avversario, un po' per qualche errore nostro, è ovvio che si deve chiudere la partita sull'1-0. Naturalmente è avvenuto questo tiro su punizione che poi lo devo rivedere se c'era o meno questa punizione di Nettis o meno. E quindi poi purtroppo il portiere era stato ingannato certamente dalla barriera o da questo tiro, e quindi abbiamo perso una buona occasione di vincere una partita che meritavamo nettamente. Fa comunque tutto l'Arsenal Taranto, nella prima frazione un paio di occasioni tiepide. La prima è di Campioli che colpisce sporco sull'assist largo di Dell'Oglio. Poco più tardi è quest'ultimo che ci prova dalla distanza, ma Natale si difende bene. Luci e ombre sull'esordio di Guzzetti, buono nello spunto dal limite, efficace nei dribbling stretti, ma sono state poche le sue conclusioni. Senza Sacco, Baldari, Dantò e Stasi, questi sarà disponibile da domenica prossima, Melfi non è facile. Il primo tempo finisce 0-0 e non c'è molto da raccontare. La ripresa invece è un'altra partita, i rossoblù salgono in cattedra e sfiorano subito il gol all'inzuccata del generoso Disidoro va di poco fuori. Il Taranto accelera, l'Isernia le corde, il gol è nell'aria, giunge al nono. Rubino batte un calcio piazzato a sorpresa e Dell'Oglio trafigge in diagonale Natale. L'1-0 mette le ali al Taranto che sfiora in più di una circostanza di raddoppio, almeno altre due nitide palle gol. Il solito Dell'Oglio imposta sulla destra e mette al centro, il velo di Magno smarca Guzzetti che prende la mira e calcia all'arco. Intorno alla mezz'ora è ancora Magno che si veste da assist man e lancia a rete Campioli, fulminante la penetrazione ma il tiro conclusivo sbatte sul corpo del portiere Molisani. Sull'Isernia cala il buio al 20° quando Sardella viene cacciato per un'entrata da dietro su Ferri. Da notare un fallo di mani di Buonanno che realizza il gioco fermo, il segnalinea di destra aveva già sbandierato. All'ultimo minuto l'arbitro concede un calcio di punizione dal limite per i biancazzurri per un presunto fallo di Nettis su Buonocore. Le immagini rallentate danno la possibilità ai nostri telespettatori di stabilire se il fallo c'era o meno. Il forte tiro di Ravalli buca la barriera e manda il pallone all'angolino basso alla sinistra di Spagnuolo. C'è tempo per la seconda ammonizione di Dell'Oglio e poi inutile l'arrembaggio nei 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Mimmo Guzzetti, un esordio da giudicare in quale maniera? Un'autocritica? Ma penso che per l'impegno e per la determinazione penso di aver raggiunto una buona sufficienza. Purtroppo ho avuto un paio di occasioni da gol che potevano andare meglio, ecco, ce l'ho messa tutta, però purtroppo non è andata come volevo. L'ultimo la beffa che proprio non ci aspettavamo. Comunque un risultato che è sempre un risultato, pure se abbiamo visto tutta la partita che ovviamente abbiamo dominato, ecco, poi nel finale questa punizione un pochettino particolare ci ha tagliato le gambe, però nel finale non siamo riusciti a raddrizzare di nuovo la partita. Primo tempo però così e così, la ripresa si sente meglio, come mai? Ma un primo tempo diciamo che una squadra molto abbottonata, cozzavamo contro i difensori loro molto arcigni e decisi, quindi per noi era difficile costruire una vera e propria azione da gol. Secondo tempo certamente molto più determinati, siamo riusciti a trovare questo bel gol. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita e come succede nel calcio, se non chiudi la partita puoi rischiare. Noi nel finale abbiamo rischiato su una punizione diciamo che a detta di tutti non c'era. Ci godiamo comunque ancora il primo. Una vittoria salutare.